Parola ora alla presidente dell'ANPI di Rimini, Silvia Zoli. Buongiorno a tutte e a tutti. È sempre molto emozionante parlare da questo posto. La data del 25 aprile è il simbolo dell'Italia libera e liberata dopo 20 mesi di resistenza e uno straordinario tributo di sangue e di dolore. Fine del fascismo, fine dell'occupazione tedesca. Il 2 giugno del 1946 il popolo sceglieva la Repubblica e con la Costituzione del 48 nasceva l'Italia democratica fondata sul lavoro che ripudia la guerra. Oggi tutto questo è in pericolo. C'è un governo che comprende una destra estrema, che ha le sue radici nel ventennio fascista e nelle sue nostalgie, che intende cambiare la Costituzione in senso autoritario con un'idea guida, quella dell'uomo o della donna, sola al comando. Una Costituzione che si vuole privare dei contrappesi necessari per bilanciare il potere del governo, a danno, che ne dicano, della figura e del ruolo del Presidente della Repubblica. Una destra pericolosa che in vari modi tende a reprimere qualsiasi dissenso, qualsiasi protesta. Quando la Presidente del Consiglio querela un intellettuale come Luciano Canfora, sta lasciando un messaggio forte e chiaro a tutti gli altri intellettuali e giornalisti. Sta dicendo: attento a quello che dici. Facendolo, alimenta l'autocensura, se possibile ancora più pericolosa della censura stessa. Quando si rinuncia a dire quello che si pensa per paura delle possibili conseguenze, il gioco è fatto. Non è più nemmeno necessaria la censura. Quello che viene indebolita è la stessa democrazia. Emblematici poi i fatti degli ultimi giorni, quando si è impedito di parlare ad Antonio Scurati. Cosa ci voleva raccontare Scurati di così importante da dover essere messo a tacere? Due grandi verità. La prima è che il fascismo è stato lungo tutta la sua esistenza storica un fenomeno di sistematica violenza politica, omicida e stragista. La violenza è stato un elemento costitutivo del fascismo, non solo alla fine o occasionalmente, ma durante tutto il ventennio. La seconda verità è che, vinte le elezioni, la destra aveva due possibilità: ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia. È evidente che ha scelto la seconda strada. Devo dire che rispetto al silenzio imposto a Scurati c'è stata una bella reazione, come se fosse la goccia che per molti ha fatto traboccare il vaso. Grazie al coraggio dimostrato da Serena Bortone, che ha voluto leggere il monologo che Scurati avrebbe dovuto leggere durante la sua trasmissione, dimostrando una schiena dritta di cui c'era davvero bisogno. Ma anche altri giornalisti, scrittori, intellettuali hanno voluto leggere o pubblicare il testo del discorso di Scurati, che alla fine è diventato virale e che tutti abbiamo avuto modo di leggere e ascoltare. Forse questa reazione diffusa significa davvero che la misura è colma? Non solo la libertà di espressione, ma altri sono i diritti che vedo in pericolo. Ne ha parlato poco fa anche la vice sindaca, ma ne voglio parlare anch'io. Mentre il Parlamento europeo ha votato a favore dell'inserimento dell'interruzione di gravidanza nella Carta dei diritti dell'Unione, nel nostro paese andiamo nella direzione opposta. Proprio due giorni fa è stato approvato al Senato, ed è quindi diventata legge, l'ingresso delle associazioni antiabortiste nei consultori familiari. Quale scopo può avere questa scelta se non di umiliare e mettere in difficoltà donne chiamate ad una scelta difficilissima che spesso portano addosso per tutta la vita?
Questa è violenza. Questo è accanimento nei confronti delle donne e del loro diritto alla autodeterminazione. Non basta avere depotenziato la legge 194, che rende nei fatti in molte regioni impossibile l'interruzione di gravidanza per via della totalità dei medici obiettori di coscienza. Queste persone, così attaccate alla vita, non hanno nulla da dire sui bambini che muoiono in mare? Quelle non sono forse vite degne di essere salvate? Questi sono solo esempi per dire che i diritti non sono mai conquistati una volta per tutte. Così come libertà e democrazia non sono stati regalati, ma sono stati conquistati con la lotta e il sacrificio di tante partigiane e di tanti partigiani, così i diritti conquistati devono essere difesi, compreso il diritto alla pace. Oggi si parla della guerra come se fosse una necessità, o peggio, una nuova e accettabile normalità. Si sente a volte parlare del movimento pacifista come di pacifisti da salotto, quelli che parlano di pace come da me comodamente seduti sul divano. E che dire invece dei guerrafondai da salotto, di quelli che parlano di guerra come se giocassero a risico, come se in ballo non ci fossero delle vite umane e forse il futuro stesso dell'intera umanità. E intanto il mondo intero si sta riarmando, proprio come prima delle due guerre mondiali. Quando è cominciata la guerra in Ucraina, l'ANPI ha da subito sostenuto in tutti i modi la necessità di un dialogo per arrivare alla pace, consapevole che se la guerra non si fermava subito sarebbe stato difficile poi fermarla ed evitare un'escalation che oggi è diventata realtà. E che dire della situazione del popolo palestinese? Ormai non ci sono parole per raccontare l'orrore al quale siamo costretti ad assistere impotenti, incapaci di portare un qualsiasi tipo di aiuto ad un popolo ormai stremato. Mi fa tanta rabbia quando Israele si offende se viene usata la parola genocidio, come se quello che stanno facendo non fosse un crimine inaccettabile in una società che si definisce civile. Quello che sta avvenendo in Palestina è una sconfitta per l'intera umanità e la storia ci giudicherà per quello che non stiamo facendo e che con la nostra immobilità stiamo consentendo. È urgente un 25 aprile di liberazione dalla guerra, con un cessate il fuoco ovunque prima che sia troppo tardi. Questo è un anno importante per la nostra città. Il 21 settembre ricorrono gli 80 anni della liberazione e il 16 agosto gli 80 anni dal sacrificio dei tre martiri. È un anno importante anche perché il 10 giugno ricorrono i 100 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti per mano fascista. Matteotti è stato rapito, picchiato e barbaramente ucciso dopo un discorso in Parlamento dove aveva denunciato i brogli elettorali dei fascisti alle elezioni del 1924. Il mandante politico dell'omicidio di Andreotti, per sua stessa ammissione, fu Mussolini, che con questo atto ha voluto liberarsi di un avversario politico scomodo perché aveva il coraggio di dire la verità sul fascismo. Sono esattamente 20 anni quelli che trascorrono tra l'omicidio di Matteotti e quello dei tre martiri di Rimini. 20 anni che segnano il periodo più buio del nostro paese. Tocca a noi raccontare la storia di quello straordinario fenomeno che furono resistenza e lotta di liberazione, perché soprattutto dalle giovani generazioni non venga dimenticata.
e anche se non è come quando c'erano i partigiani, come Walter Vallicelli, che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a portare la sua voce agli studenti, parlando di democrazia, di resistenza e di Costituzione, cerchiamo di continuare ad andare nelle scuole. La scorsa settimana siamo andati a parlare di resistenza e liberazione agli studenti delle classi quinte dell'Istituto Alberghiero Malatesta, che poi abbiamo portato a visitare i luoghi simbolo della nostra città. Con noi delle importanti testimonianze, quello delle sorelle innocenti, figlie dei martiri di Riva Azzurra, Augusto Innocenti e Baschetti Stella, che erano bambine quando si sono viste portare via i genitori per non rivederli mai più, uccisi dalla ferocia dei nazifascisti il 9 settembre del 1944, a pochi giorni dalla liberazione di Rimini. Pia è qua oggi. Continueremo ad andare a parlare nelle scuole, perché coltivare la memoria è importante. Se non c'è memoria, non c'è consapevolezza del dolore e della sofferenza con cui la libertà è stata conquistata. Senza la memoria, i torti si confondono con le ragioni, i carnefici con le vittime. La memoria non è un esercizio che riguarda solo il passato, ci serve per leggere il presente e per inquadrare il futuro. Ci serve per vedere gli errori del passato e per cercare di non ripeterli. Per ricordare le partigiane e i partigiani, le antifasciste e gli antifascisti, tra poco andremo al cimitero a rendere onore ai caduti della Resistenza e oggi pomeriggio andremo a deporre dei fiori nelle vie e nei monumenti intitolati ad antifascisti e partigiani. È il nostro modo di render loro omaggio e di ringraziarli per la loro lotta e il loro sacrificio. Vi invitiamo a unirvi a noi. Ora e sempre Resistenza.